Giro della Brianza, atto secondo, potremmo intitolare così i prossimi minuti che dedicheremo a questa importante edizione della gara organizzata dalla Polisportiva Aurora Brianval, sezione ciclismo. È la 15ª edizione del Giro della Brianza, ma ha questa particolarità: gara in linea la mattina e poi nel pomeriggio, dopo aver consumato il pranzo offerto dagli organizzatori ai primi 20 classificati della prova mattutina, beh, al pomeriggio abbiamo detto c'è la cronoscalata, al termine della quale verrà stilata la classifica a punti e proclamato il vincitore dell'edizione numero 15 di questa importante gara. Appuntamento per la cronoscalata presso i locali della concessionaria Fiat Autocrippa, situata in via Nazionale, in quel di Olgiate Molgora, una ampia officina informatizzata, installazioni impianti GPL e metane, oltre che a un centro di revisione con tanto personale esperto a disposizione dei clienti. Ed è all'interno del salone che la giuria, presieduta da Maurizio Bertani e in compagnia del direttore di corsa Federico Rocca, danno le ultime disposizioni e spiegano ai direttori sportivi tutta la regolamentazione che caratterizza una prova come questa. Al di fuori della concessionaria, naturalmente, i corridori si stanno preparando e quello che vedete in questo momento è colui che ha vinto l'anno scorso la manifestazione, Andrea Barbierato. Lui è corridore della Energy Team, un atleta da cui tutti si aspettano molto, è un atleta che vuole indubbiamente fare un buon risultato. Il Resegone domina tutto il piazzale della Autocrippa e stiamo praticamente assistendo ai tradizionali controlli di peso dei mezzi. Devono essere entro un certo peso, altrimenti non possono partire questi corridori. Ed il primo a prendere il via, lo vedete contrassegnato con il numero di gara 20, è colui che questa mattina è giunto appunto 20° sul traguardo. Stiamo parlando di Samuele Rubino della Team LVF, sorretto dal presidente della Polisportiva Aurora Cesare Crippa, ed è lui che prende il via sotto gli occhi di Gianfranco Olmo, è il responsabile alle vendite dell'Autocrippa, ricordiamo, è un'azienda il cui titolare Agostino Crippa non è alla partenza per un malaugurato incidente. Ma veniamo alla corsa vera e propria, questa cronoscalata, 6,5 km, abbiamo visto Samuele Rubino alle sue spalle, distanziato di 3 minuti l'uno dall'altro, abbiamo visto Alessandro Motti della Cantorino, ma in questo momento siamo all'osservazione di Imad Sekkak, corridore del Team Giorgi, atleta al primo anno, ha già ottenuto una splendida vittoria in quel di Albano Sant'Alessandro, nel trofeo Vittorio Giorgi organizzato dalla sua società. Un secondo posto l'ha ottenuto a Villa d'Osia ed un terzo in una gara in Piemonte, più esattamente a Celea. Un atleta cresciuto nelle file dell'Unione Ciclistica Costa Masnaga di Lecco e vive attualmente presso l'Istituto Donna Guanella di Lecco. Un atleta al primo anno, così come Alessandro Fancellu, che vediamo in questo momento in maglia della Canturino. Lui è cresciuto nelle file di una squadra comasca. La Remo Casolari ha ottenuto un secondo posto nella piccola Sangea a Busto Arsizio ed uno al Brinzio alle spalle del suo compagno di squadra Andrea Bagioli. Ha ottenuto anche nel corso della stagione finora corsa un quarto ed un quinto posto. Quindi un atleta da cui i dirigenti della Cantorino si aspettano molto per il prossimo futuro. Ma l'osservazione ora passa al corridore successivo, gareggia in questo caso con il numero 16. Ricordiamo che di fatto gli atleti sono partiti in senso opposto al loro ordine d'arrivo. Si tratta di Marcello Mazzolini.
corridore del team LWF, un team che potremmo dire è di casa qui a Olgiate Molgora e che viene ogni anno ad onorare la memoria di Timothy Porcelli, che vinse questa corsa nel 2014. Mazzoleni ben impostato in bicicletta, è un atleta che viene seguito direttamente da Paolo Valotti, ex professionista, ed è uno dei direttori sportivi della compagine bergamasca. Ma ora siamo all'osservazione del numero 15, si tratta di Leonardo Gianni, un altro degli atleti in forza del club ciclistico Canturino di Patron Spinelli, ed è seguito in modo particolare dall'amico Viotti, sempre presente alle manifestazioni in cui gareggiano i propri corridori. Un Viotti che naturalmente deve crescere e sta imparando a diventare corridore proprio in questa società che lo mette in condizione di gareggiare con i più forti, e naturalmente quest'oggi questa cronometro di 6500 metri da Olgiate Molgora, Colle Brianza, frazione Cagliano, è sicuramente un buon punto di riferimento. Intanto siamo già all'arrivo di Samuele Rubino, che ha fatto registrare il tempo di 17 primi 26 secondi e 31 centesimi alla media di 22.360. Ora naturalmente dobbiamo vedere gli altri risultati. Nel frattempo inquadrato colui che ha conquistato la vittoria lo scorso anno in questa importante manifestazione. Parliamo però della prova in linea, così come si correva fino all'anno scorso. Stiamo parlando di Andrea Barbierato della Energy Team, un Barbierato che quest'anno ha già dato qualche soddisfazione ai propri dirigenti, seppur non vincendo. È giunto due volte secondo a Puegnago e a Cantù, alle spalle proprio a Cantù di Andrea Bagioli, e due terzi posti oltre a un quarto e due quinti. Intanto siamo di nuovo con le immagini all'arrivo, giunge sul traguardo il numero 19 Alessandro Motti, per lui un tempo particolarmente alto, cioè non va a preoccupare l'attuale leader della classifica, mentre qui inquadrato vediamo un atleta molto atteso. 5 vittorie stagionali per lui a Cantù, a Pettenasco, a Taino, a Montemagno in provincia di Brescia e a Brenzio. Quindi un atleta su cui la Canturino pone molte aspettative, e lui li ha già ripagati con i risultati che abbiamo detto, oltre ad un secondo posto in Repubblica Ceca nella corsa della pace e due volte quarto a Massa e nell'internazionale di Carnago. Siamo sul traguardo con l'arrivo di Imad Sekak, che addirittura va a far meglio di Rubino, giunge sul traguardo con 17 primi, 17 secondi e 58 centesimi, quindi 8 secondi e 30 in meno del piemontese Rubino. Con il numero 12 di gara in maglia della Biringhello vediamo Luca Colnaghi, un altro dei corridori più interessanti della Covata 1999, due vittorie quest'anno a Parabiago e a Ponzano Magra in provincia di La Spezia, due secondi posti a Peveranza e nella internazionale di Massa, tre terzi posti, tre quarti e due quinti finora collezionati da questo atleta che l'anno scorso è stato al primo anno pure vice campione d'Italia della categoria juniores. Un atleta sicuramente importante che avrà modo ancora nel corso della stagione di dimostrare tutte le sue qualità. Corre, giusto ricordarlo, per la Biringhello Bike Infinity Team. Ed eccoci sul traguardo con l'arrivo di Fancello, Alessandro Fancello, che blocca il cronometro su 17:22:17, supera Rubino ma non riesce ad andare in testa, dove in questo momento c'è sempre Imad Sekak. Ora siamo all'osservazione del corridore della Trevigliese, risponde al nome di Kevin Colleoni, atleta
d'arte, potremmo dire così. Sua mamma è Imelda Chiappa, campionessa d'Italia, pensate, per 6 volte, trappista e strada, e quest'anno l'atleta bergamasco ha ottenuto un 2º posto al Giro delle Tre Province, un 3º a Cantù, un 4º a San Vigilio, ed è diretto sull'ammiraglia dall'amico Badolato, un corridore velocista di qualche tempo fa che ha portato in casa della Trevigliese tutto il suo sapere. In città il ragazzo dall'ammiraglia, un atleta che vedete sta andando molto molto bene, e naturalmente ora tutto conterà là in cima, dove sta per giungere in questo momento l'atleta del team LVF, Federico Mascheroni, che naturalmente non impensierisce la leadership di Imat Sekak, altro atleta della Biringhello. Lui viene dalla Liguria, è un corridore che conosciamo da quando era allievo, ha raggiunto piazzato sulla corsa del Ghisallo, la giornata nazionale della bicicletta, è stato anche campione ligure. Il suo nome è Nicolò Garibo, ha trovato casa qui alla Biringhello Bike Infinite Team ed è sicuramente uno dei corridori più grintosi che abbiamo mai conosciuto. Lo vedete voi stessi, piccolo, contenuto di statura, ma con grande capacità di resistenza fisica e, perché no, anche di potenza. Ha cambiato in questo momento, ha messo un rapporto molto più agile, forse lo ha fatto in maniera troppo rapida. Comunque andremo a vedere anche per lui poi cosa determinerà il suo tempo in cima alla salita. Ricordiamo 6,5 km che portano i corridori in frazione Cagliano di Colle Brianza, una salita particolarmente difficile soprattutto nel suo ultimo tratto. Ma attenzione, perché sta raggiungendo sul traguardo con il numero 15 Leonardo Giani della Canturino. Eccoci ora all'osservazione di un corridore che viene dal lago di Garda, corre per la Ausonia Pescantina e il suo nome è Alessio Gasparini, un atleta che è venuto da solo con tutta la famiglia per cercare di ottenere un buon piazzamento in questa gran combinata del 15° Giro della Brianza. La novità assoluta di quest'anno per quanto riguarda l'esperienza organizzativa della Polisportiva Aurora Brianna Val, al cui timone c'è Marino Sesana, lo abbiamo visto dare il via insieme al sindaco di Olgiate Molgora, Giovanni Battista Bernocco, in mattinata, la gara in linea. Ma attenzione, perché sta per giungere sul traguardo con il numero 14 Andrea Barbierato, ma fa registrare il tempo leggermente superiore di 13 secondi rispetto a quello fatto registrare da Samuele Rubino, e si piazza quindi in 4ª posizione. Ricordiamo che la classifica è così, almeno per quanto riguarda quella provvisoria: Sekak, Fancello, Rubino e Barbierato. Mentre siamo all'osservazione del corridore contrassegnato dal numero 8, si tratta di Lois Conca. Lui abita sulla sponda lecchese del lago di Como, ciclocrossista di Vaglia, ha vinto 3 campionati italiani nelle categorie giovanili e interpreta la strada con buona determinazione, ma tutto ovviamente per la sua massima passione, cioè quella del ciclocross. Gareggia quest'anno per la Biringhello Bike Infinite Team, è giunto in pratica 8º nella gara mattutina ed ora si sta misurando in questa corsa, in questa prova, quella a cronometro, che naturalmente non lo vede tra i favoriti del pronostico, cosa che invece è nei confronti di Andrea Bagioli, che taglia proprio in questo momento il traguardo, fa registrare il
tempo di 16:42 e 43, quindi miglior tempo è il primo atleta che scende sotto i 16 minuti per giungere sul traguardo dopo 6 km e mezzo. Abbiamo detto che l'ultimo tratto in salita è veramente tosto e vedete che spesso e volentieri abbiamo potuto osservare che gli atleti si fermano a respirare mettendosi proprio in terra. Ed eccoci con il numero 7, Gabriel Parola. Lo abbiamo visto protagonista nella mattinata, nella gara in linea. Lui corre per la piemontese Vigor Cycling Team. È un discreto atleta, ha ottenuto quest'anno tre volte la quinta posizione al campionato piemontese nella Brescia Montemagno ed in una gara La Spezia, poi altri due piazzamenti in località che sono a noi sconosciute. Tanta grinta, l'ho già dimostrato anche in mattinata, un atleta leggero, sembra adatto ad un percorso tosto come quello che tra poco osserveremo, perché fino a questo momento non avete visto molto della vera cronoscalata, ma da qui in poi sicuramente rimarrete soddisfatti. Giunge intanto sul traguardo con il numero 12 Luca Colnaghi, tempo abbastanza alto almeno per quanto riguarda la possibilità di entrare nei primi tre. Ed eccoci ora all'osservazione di Stefano Pilotti, atleta del team LWF, ben impostato. Quest'anno lui ha ottenuto solamente una seconda posizione in quella di Gussago e vedete che è in pratica seguito da una delle tre ammiraglie che hanno fatto da seguito agli atleti della LWF. C'è anche il loro presidente, l'amico Lussana, ma soprattutto ci sono i direttori sportivi di provata capacità, quel Paolo Valotti di cui abbiamo già parlato in precedenza e l'altro della Vedova. Ma qui a seguito di questo corridore c'è il papà di Timothy Porcelli, che naturalmente dedica la sua opera nel seguire anche questi corridori. Ma attenzione, perché con il numero 11 è giunto sul traguardo Kevin Colleoni ed ha fatto registrare il miglior tempo 16:37,70, 5 secondi in meno di quello fatto registrare da Andrea Bagioli. Quindi fino a questo momento in prima posizione Kevin Colleoni, in seconda Andrea Bagioli, poi Imad Sekak, Alessandro Fancellu e Samuele Rubino. Questo il momentaneo, la momentanea classifica in attesa naturalmente dell'arrivo degli altri corridori che sono ancora impegnati sul percorso. Ricordiamo che c'è stata una gara in mattinata in linea, si sta svolgendo la seconda frazione a cronometro, le due prove distribuiranno dei punti, chi otterrà il maggior punteggio al termine di questa seconda prova vincerà la 15ª edizione del Giro della Brianza. Ora siamo all'osservazione di un corridore della Energy Team, si tratta di Federico Mascheroni, che ha ottenuto quest'anno un secondo posto a Castellucchio in provincia di Mantova ed un quinto posto a Broni. Una squadra, quella dell'amico Pisano, che è ben strutturata e che sicuramente meriterebbe più successi di quelli che purtroppo è riuscito a ottenere nel corso della stagione, ma siamo certi che il lavoro premierà sicuramente gli sforzi dei dirigenti di questa società che nasce, vive ed insegna a fare ciclismo nello stesso paese dove è cresciuto il campione olimpico di Barcellona 92, Casartelli. Ma siamo di nuovo sul traguardo e stiamo osservando l'arrivo di Nicolò Garibbo, tempo alto per lui 19 minuti e 21 secondi, quindi nonostante lo sforzo purtroppo è nelle ultime posizioni della classifica provvisoria.
Ma attenzione, siamo risaliti, quindi avete la possibilità di vedere ancora meglio le difficoltà del tracciato posto in essere dalla sezione ciclismo Brianvalla della Polisportiva Aurora. Beh, siamo all'osservazione di colui che nel corso della mattinata è stato protagonista, è giunto quarto sul traguardo. Stiamo parlando di Matteo Fantoni della Ciclisca Trevigliese. Lui è compagno di squadra di quel Kevin Colleoni che per il momento sta guidando la corsa e quindi staremo a vedere quanto potrà fare questo ragazzo che è diretto in ammiraglio, abbiamo detto, dall'amico Badolato. Una buona squadra, la Trevigliese, storica, tra parentesi, nel passato ha ottenuto diverse vittorie per quanto riguarda i titoli italiani a cronometro. C'è stato un momento di stasi, da qualche anno a questa parte, un vero e proprio rimescolamento tra dirigenti e volontà, soprattutto di impostare la squadra nel migliore dei modi ed ecco che i risultati cominciano a farsi sentire già protagonisti nel corso della stagione. Giunge sul traguardo Alessio Gasparini, 18 e 13, il tempo fatto registrare dal corridore che viene dal Lago di Garda e naturalmente anche lui si butta a terra perché credete quando si arriva qui in cima la fatica si è veramente fatta sentire per chi ha interpretato alla grande il tracciato. Siamo con Luca Colleoni del team Giorgi, anche lui protagonista in mattinata, giunto terzo, battuto da Taglietti e Casarini sul traguardo della prova in linea e naturalmente con il corridore Luca Colleoni siamo praticamente agli sgoccioli di questa cronoscalata, una cronoscalata che vedete domina tutta la valle dove fa bella mostra la località di Olgiate Molgora. Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo in un tratto di strada particolarmente duro, ma siamo all'osservazione del momento in cui taglia il traguardo il numero 8. Si tratta di Loris Conca, 19:27:16, il suo tempo per il momento. Purtroppo per lui è fanalino di coda, mentre ritorniamo su Luca Colleoni che è giunto in questo momento all'ultimo chilometro. Ma intanto sta per giungere sul traguardo il piemontese Gabriel Parola. Ecco, pensate, 17:17, stesso tempo di Imad Sekak, ma lui lo fa. Praticamente la differenza tra i due è di 30 centesimi di secondo, quindi balza in terza posizione alle spalle di Colleoni Bagioli, c'è Parola ed infine Sekak, Fancello, Rubino e Barbierato. Questa è la situazione fino a questo momento, mentre sta per giungere sul traguardo Stefano Pilotti, che non ha sicuramente la possibilità di strappare il posto tra i primi tre. Siamo ora all'osservazione di chi questa mattina ha ottenuto la seconda posizione, stiamo parlando di Marco Casarini, una quinta posizione a Villa d'Osio e secondo appunto nella gara di mattina, lo conosciamo fin dalle giovanissime età, un atleta simpaticissimo, un atleta capace, un atleta che ha anche un'ottima spalla per Andrea Bagioli e lo ha dimostrato già quest'anno. Ma attenzione, di nuovo all'arrivo per osservare il tempo fatto registrare da Federico Mascheroni della Energy Team. Per lui un 18:21 lo relega in questo momento in dodicesima posizione, mentre ritorniamo con le immagini sulla moto che è guidata dall'amico Mauro di Cazzaniga Motori, concessionaria Kimco in quel di Calco e Malgrate, uomo di esperienza, gareggia anche in moto e qui oggi ci ha messo nella condizione
di poter far vedere a tutti voi quanto sta succedendo nel corso di questa 15ª edizione del Giro della Brianza. È giunto nel frattempo sul traguardo Matteo Fantoni della ciclistica trevigliese, un tempo alto, o meglio, alto per quella che può essere il risultato di classificamento. Vediamo da lontano giungere l'ultimo corridore, quella Taglietti, vincitore nel corso della mattinata. Al traguardo con il numero 3 Luca Colleoni si pone appena prima in classifica di Garibo e di Conca, quindi nelle ultime delle 20 posizioni che verranno classificate dalla giuria e dai cronometristi. Ed eccoci all'osservazione del numero 1, Stefano Taglietti, corridore che abbiamo visto vincere con grande determinazione la prova in linea. Non è un grande scalatore, ma lo abbiamo visto anche l'anno scorso sempre combattere per ottenere dei buoni risultati, e quest'anno, a proposito di risultati, ha ottenuto recentemente la vittoria in quel di Casalelitta nel trofeo Brebbia e Montalbetti, un secondo posto a San Paolo d'Argon e due quinti posti a Puegnago e a Gussago. Siamo sul traguardo per vedere arrivare Marco Casarini, 19.01 e 15 il suo tempo, non impensierisce naturalmente i primi sette della classifica generale, quindi torniamo ad osservare la parte finale di questa cronoscalata che sta impegnando, è l'unico corridore rimasto in gara, stiamo parlando di Stefano Taglietti. Vedete che è incitato dal direttore sportivo della Vedova, un ex professionista che ha diretto in campo giovanile diverse squadre e fa parte anche della RCS Organizzazioni, e da tutta la sua esperienza l'ha messa a disposizione quest'anno del titolare, o meglio del presidente della LVF, e sta facendo il paio con Paolo Valotti, quindi una direzione tecnica di grandissimo valore per la LVF di Bergamo. E naturalmente i risultati si ottengono anche perché non dobbiamo dimenticare che il primo corridore che è giunto a termine di questa corsa, di questa prova a crono, è Samuele Rubino, che quest'anno ha già ottenuto 4 vittorie a San Vandemiano, a Cremona, a Borgo Maneo e a Concesio, e ha ottenuto un secondo posto a Montemagno d'Asti. Siamo di nuovo con le immagini su Stefano Taglietti, vedete che siamo nel tratto praticamente più duro, pensate che c'è anche un piccolo tratto che è almeno del 20%, vedete che il direttore sportivo della Vedova è accompagnato in vettura dal presidente del team LVF, il signor Lussana, che è anche direttore di corsa nazionale e presto dirigerà la Tre Giorni Orobica. Una Taglietti che a questo punto sicuramente non vincerà la cronometro, ma deve comunque ottenere un buon piazzamento per poter portare a casa la combinata, una combinata che lo vede nel testa a testa con Colleoni e con Paola, che sono entrambi già sul podio di questa cronoscalata. Quindi Taglietti impegnato negli ultimi metri di questa corsa, soprattutto per cercare, se non di ottenere, se non il primo tempo, un piazzamento che gli permetta di ottenere quei punti necessari a rimanere in testa alla classifica del Giro della Brianza numero 15. Taglia traguardo in 18.06.93, si piazza in decima posizione ed è il vincitore, totalizzando quindi 41 punti, vincitore di questa edizione, mentre il trionfatore del cronometro è sicuramente il bergamasco Kevin Colleoni.
come annuncia Samuele Biffi e l'addetto stampa Luca Galimberti. Siamo alle fotografie tradizionali del bacio delle Miss, un momento a cui non può mancare naturalmente la presenza della mamma Imelda Chiappa, felice Celeste Gatti, che ha portato a termine quel sogno durato 15 anni. Vinco Leoni, beh, insomma, il cronometro ha detto la verità. Su questa salita dura sei stato tu il più forte. Del resto tua mamma è stata campionessa di qualche anno fa e naturalmente ti ha trasmesso tutta quella volontà e quella capacità di andare in bicicletta. Complimenti veramente, perché hai fatto una corsa strepitosa. Sì, devo ringraziare i miei genitori in primis, perché sono loro che mi hanno indirizzato in questo sport, e questa vittoria va a loro e speriamo di andare avanti così. Una vittoria numero quest'anno? È la prima. Quindi è da qui che si deve ripartire, da questa importante salita. Imelda, tu che hai avuto tanti successi quando gareggiavi, che emozione ti dà vedere tuo figlio raccogliere la palma del vincitore, in questo caso che tu gli hai trasmesso sicuramente nel DNA? Beh, è stata una bella emozione per la prima vittoria e spero che, come ha detto lui, che sia la partenza di tante soddisfazioni. Kevin, qui a questo punto devi mantenere, devi tirare fuori la grinta come l'hai tirata fuori oggi e andare avanti così. Sì, diciamo che adesso il prossimo obiettivo è sicuramente la 3 giorni aerobica, che inizierà giovedì, e speriamo vada bene e vediamo. Bagiolino, nonostante, vabbè, ufficiosamente tu sei giunto secondo per soli 5 secondi di distacco, hai sempre il sorriso sulle labbra, vuol dire che tutto sommato è andata bene anche oggi, nel senso il secondo posto ti soddisfa in una cronostralata di questo tipo? Sì, sono soddisfatto, anche se preferivo la vittoria, però devo fare i complimenti a Coglione perché è andato veramente forte, quindi complimenti a lui. E cos'è mancato invece a te? Sono mancate un po' le gambe, sono appena sceso da Livigno, forse devo un po' riprendermi e vediamo all'aerobica come andrà. Sulla rivincita anche per lui, ha detto che il prossimo obiettivo sarà l'aerobica, sarà su quelle strade, insomma, lo guarderai in cagnesco. Sì, lo terrò un po' d'occhio, senza dimenticare anche Vace, che è in salita veramente forte. E siamo in attesa della premiazione, due parole dobbiamo fare con Deborah Gatti, insomma un po' tutta la famiglia quest'oggi impegnata nell'organizzazione di questa importante manifestazione che ha voluto anche un pochettino cambiare. È vero, però una piccola correzione, non solo la famiglia ma tutta la polisportiva Aurora di Olgiate Molgora. Abbiamo tante persone che ci seguono e che ci aiutano, senza di loro non sarebbe possibile realizzare tutto quello che abbiamo fatto oggi. È stata una giornata molto impegnativa, è la prima volta che sperimentiamo una gara di questo tipo in due frazioni con una cronoscalata nel pomeriggio. È stata una soddisfazione vederla concludere nel migliore dei modi con tutti i ragazzi che sono arrivati contenti e felici di quello che hanno fatto. A caldo è una cosa da riprovare? Sì, qualcosa da aggiustare a livello organizzativo, ma direi sì, da riprovare. Si è svolta intanto la premiazione della gara mattutina, ricordiamo che i primi 20 classificati hanno potuto di fatto partecipare a questa cronoscalata che poi ha stabilito la classifica generale del Giro della Brianza. Siamo ora all'osservazione della premiazione della gara a cronometro, terza posizione abbiamo detto per Gabriel Parola della Vigo Cycling Team, in seconda posizione Andrea Bagioli del Club Ciclistico Canturino e vincitore assoluto della cronometro è Kevin Colleoni. Al suo primo successo stagionale lui porta il colore della ciclistica trevigliese. Una manifestazione quindi che è andata nel migliore dei modi, buona la partecipazione, buono il risultato tecnico, esaltante sicuramente per Kevin Colleoni, ma ora andiamo ad osservare la premiazione del Giro della Brianza con il suo
pupazzo, il Briantino, con tanto di maglia inneggiante alla 15ª edizione di questa importante gara. Ed è alla presenza del vice sindaco di Oggiate-Molgora, Maurizio Maggioni, che si svolgono queste premiazioni. Terza posizione per Gabriella Parola, che ha conquistato quella posizione con 34 punti generali, in seconda posizione Kevin Colleoni con 39, e vincitore assoluto è Stefano Taglietti, che ha difeso la sua posizione di classifica conquistata in mattinata con i denti, e ha ottenuto 11 punti sommati ai 30 della mattina, totale 41, quindi è lui il vincitore, quello che andrà a porre il proprio nome sul prestigioso albo d'oro di questa manifestazione, Stefano Taglietti del team LVF, un team che è venuto qui in provincia di Lecco per fare la gara e ha ottenuto il massimo, una vittoria di prova alla mattina e la vittoria nella classifica generale. Grande festa, potremmo dire, in questa occasione, una festa condivisa dai tantissimi sportivi che sono qui presso la trattoria Pizzigalli di Cagliano di Colli Brianza per assistere e, perché no, anche rifocillarsi in occasione delle premiazioni di questa importante manifestazione. È un rappresentante del team LVF, il figlio di Paolo Valotti, che va a ritirare il premio al direttore sportivo del primo classificato, l'ottavo trofeo Camillo Conti alla memoria. Poi la 15ª edizione della Polisportiva Aurora Oggiate-Molgora, Giro della Brianza alla società meglio classificata tra i primi 10, ed infine il trofeo 13ª edizione che ricorda Germano Corbetta alla società del primo classificato, tutta quanta schierata qui con il suo presidente, i corridori e i vari direttori sportivi per ritirare l'artistico trofeo messo in palio dalla Polisportiva Aurora Brian Val di Oggiate-Molgora. Maurizio Maggioni, il numero 2 del comune di Oggiate-Molgora. Beh, quest'oggi si può dire che c'è stata una grande festa del ciclismo, un'intera giornata spesa per il ciclismo giovanile e l'arrivo qui in una zona che appartiene al vostro territorio. Sì, è stata una grandissima giornata di sport con questi ragazzi che si sono sacrificati, hanno fatto sacrificio, sudato, anche perché l'ultima, la cronoscalata, è veramente faticosa a salire. Ed è bellissimo poter vedere tutta questa gente che porta questi ragazzi a momenti di gioia e di festa. Speriamo poi di continuare su queste strade. Naturalmente il comune, l'amministrazione è sempre al fianco di questa Polisportiva Aurora che spazia in tutti gli sport, ma è soprattutto, parliamo con la Brian Val, che è quella che da 15 anni organizza questa manifestazione, un onore e un onere importante non solo per la società ma anche per il comune, che ha sempre assecondato le richieste di questo gruppo. Sì, noi cerchiamo di fare del nostro meglio quando ci fanno le richieste, purtroppo non sempre possiamo esaudire tutto e in tutto, però sicuramente siamo al loro fianco per ogni iniziativa che portano avanti, soprattutto nel mondo dello sport e nel mondo giovanile. E siamo ora veramente alle battute finali di questo nostro servizio. Vi abbiamo riproposto l'arrivo vincente della mattinata di Stefano Taglietti, ed ora ecco il volto di colui che ha conquistato la vittoria nella cronoscalata, Kevin Colleoni, in ultimo, a conclusione di tutto. Ecco un impegnatissimo Stefano Taglietti che sta lottando, inseguito a piedi dal suo direttore sportivo Paolo Valotti, per conquistare un tempo che lo metta, se non altro lo riproponga, in testa alla classifica del 15º giro della Brianza. Ed è così, Taglietti taglia il traguardo, viene classificato al 10º posto. Per lui la vittoria nella combinata del 15º giro della Brianza.